A proposito, quando fate acquisti da siti che vi propongono, di ricevere, se volete, il catalogo gratuitamente, ovviamente, a casa, accettate perché normalmente è una cosa molto buona. Per esempio, vi possono mandare un libro come questo, che di fatto è quasi un libro, è enorme, ed è molto interessante. Io l'ho trovato molto interessante perché c'è veramente tutto qui dentro, si possono imparare molte cose dai cataloghi. Si imparano per esempio i nomi dei tagli delle pietre in inglese, ma poi anche in italiano, perché si va a cercare la traduzione e si trova. Si scopre come usare determinati componenti, alcune conterie magari un po' strane, un po' particolari, e poi c'è di tutto. Devo dire che questo è un sito molto 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 ricco di qualunque cosa. Hanno pietre di ogni genere e tipo. Sono rivenditori Swarovski, hanno i mezzi cristalli, hanno, ma non so, qualunque cosa, hanno cordini di ogni genere e tipo, vendono naturalmente i fili d'argento, il gold field, i fili d'oro, fili speciali, cose particolari, tipo il filo, per esempio il filo d'argento che mi incuriosisce molto, il filo d'argento, lo sterling silver, che è rivestito di nylon trasparente, quindi di una veste di nylon trasparente che lo rende molto flessibile e anche piuttosto resistente alle intemperie di ogni genere e all'ossidazione, quindi rimane di fatto sempre così, non si altera mai. Hanno delle cose veramente incredibili. Non saprei elencarvi perché è più facile forse dire cosa non abbiano. È veramente una megalopoli, un posto enorme in cui si può trovare qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, compresi attrezzi e compresi macchinari. Quindi, se volete, provate a dare un'occhiata a questo sito che si chiama Fire Mountain Gems. Hanno anche molti video tutorial interessanti, il sito è molto ricco e secondo me vale la pena di vederlo. Io da loro comprai qualche tempo fa, mi ricordo, sapete quei pezzetti di tessuto carta, ma non è veramente carta, è tessuto carta impregnati di materiale contro l'ossidazione, che io normalmente quando spedisco un bijou, magari in argento ovviamente, inserisco all'interno della confezione un pezzetto di questo tessuto carta perché previene l'ossidazione fino a 6 mesi. E poi comprai anche un martellino, altre cose, va bene. Comunque è un buon sito. E ho notato che tengono abbastanza la comunicazione col cliente, almeno con me l'hanno fatto, non so se poi qualcuno ha esperienze di tipo diverso, però sono molto gentili, mandano mail, si informano, insomma è una cosa molto, molto bella. Questo per quanto riguarda Fire Mountain Gems. E vorrei chiudere qui per adesso questa parentesi sui siti esteri, stranieri, e parliamo invece dei siti italiani, perché ce ne sono molti, sono anche veramente di qualità. Il famoso pluricitato Hobby Berline, dal quale anch'io ho comprato varie volte, che è veramente un buon sito, molto bello. Poi mi piace molto la grafica di questo sito, perché è semplice, immediata e facile da raggiungere in tutti i vari posti, quindi devo dire molto, un'interfaccia molto bella. Poi hanno delle perle belle che non rimpiazzano spesso, secondo me, perché la fascia bassa delle perle, sapete, quelle che trovate nell'elenco quando voi aprite la pagina Agata Bianca, per esempio, andate in fondo e cercate quelle meno costose, no? Sono quelle che finiscono prima, anch'io cerco quelle ovviamente, perché a parte che poi oltre al prezzo mi piace anche vedere, usare i pezzi piccoli nei miei gioielli, e quindi vado verso la fascia bassa e non li rimpiazzano mai, cioè non ci sono mai, ma comunque è un buon sito. E quindi non mi dilungo su Hobby Berline. Invece la mia amica Marlene mi ha ricordato di un sito dal quale ho acquistato anch'io e che è veramente un bel sito, che si chiama La Fabbrica dei Sogni, probabilmente lo conoscerete. Io ne sono venuta a conoscenza tempo fa, qualche anno fa, perché sono una collezionista della rivista Le Idee di casa mia, e loro si facevano pubblicità su questa rivista, quindi ero già curiosa verso questo negozio allora. Ed è un bel negozio, hanno molto materiale per realizzare bijou, molto argento, quindi se vi interessano i componenti e la conteria in argento, secondo me potete dare un'occhiata al loro sito online. Che io sappia, non hanno un sito fisico, hanno solamente un sito online, molto ricco però, con un bel catalogo valido, hanno anche pietre, poi si occupano, lambiscono anche diciamo, altri campi del fai da te. Quindi ci sono anche altre tecniche, se non ricordo male, scrapbooking, e poi fare candele piuttosto che patchwork e altre cose. Quindi hanno molto materiale. E
E per quanto riguarda i gioielli fatti a mano, hanno veramente tanto. Hanno i fili anche d'argento, hanno l'argento indiano, l'argento colorato. Mi ha molto colpito questo fatto dell'argento colorato. Io ero abituata a vedere di solito l'argento, sapete, dorato oppure rosato, e lì hanno l'argento marrone, una cosa strana, color terra. Questi elementi d'argento 925, color terra. Lì è molto un bel sito che ho trovato, ho riscoperto con piacere. Non ricordo dei tempi di spedizione molto rapidi, però forse sono stata io a sceglierlo pensandoci bene. Mi pare ci fosse allora la opzione tra spedizione più veloce e meno veloce con una variazione di prezzo, quindi forse anche così. Però è un bel sito che merita di essere visto. Questo per quanto riguarda la fabbrica dei sogni. E adesso vorrei concludere questo argomento, almeno per questa volta, citando un negozio di cui mi è già capitato di parlare più di una volta, che si chiama Hobbyland e che si trova a Legnano. Nessuna paura, hanno un negozio, una bella vetrina online con un catalogo molto fornito. Lo cito perché qui si può trovare il famoso argento 999 di cui parlo ogni tanto, non è l'unico sito che lo venda, però insomma si può trovare. È un negozio particolare, cioè è orientato in un modo particolare, non vende solamente materiali per realizzare bijou, è orientato anche verso altri ambiti del fai da te e soprattutto non trovate Miyuki e Swarovski, qui non li trovate, troverete più che altro attrezzi e strumenti, anche macchinari, cose un po' particolari. Comunque merita una visita, almeno il catalogo online se volete dare un'occhiata. Secondo me ne vale la pena. Fanno molti corsi, ospitano corsi per realizzare per l'allume, per la lavorazione dell'Art Silver Clay, perché loro sono rivenditori ufficiali di Art Silver Clay, sapete, quella specie di... è un'argilla di argento impastato con acqua che viene cotto, durante la cottura l'acqua evapora e rimane solamente l'argento 999, è una cosa molto interessante. Loro fanno corsi di vario livello su questo, sul mosaico mi pare anche, sul vetro soffiato, insomma molto interessante, si può valutare. Oltre, adesso stavo pensando, mi è venuto in mente mentre parlavo di perline, Miyuki Swarovski, quindi vi rubo 2 minuti per aggiungere questa cosa. Forse conoscete, immagino conosciate Tudou, che è un marchio che diffonde Miyuki e Swarovski in tutta Italia, lo potete trovare nei negozi, io di solito lo trovo nella catena di negozi Auchan, nei supermercati Auchan, all'interno del Brico naturalmente, e ci sono i prodotti Tudou. Loro sono specializzati in perle e poi anche perle, hanno anche pietre naturali, argento e poi metallo placcato. E hanno un negozio a Torbole di Casaglia, vicino a Brescia, non è vicino, non è dietro casa, anche per me che abito in Lombardia, sono circa 3 ore di auto, però ogni tanto vado perché fanno delle promozioni, fanno dei corsi sulle perline, fanno molti corsi anche loro, e fanno delle promozioni sugli Swarovski. Sapete, mettono nel cesto gli Swarovski fine serie, oppure sapete le confezioni, quelle che si sono un po' rovinate, solo le confezioni però all'interno degli Swarovski sono perfetti, magari c'è il pezzo di tessuto all'interno che è diventato giallo, e loro li mettono in promozione, quindi con un prezzo abbastanza buono, abbastanza buono. Si può fare un giro, se siete vicini provate. Questa per oggi è la nostra lista, io mi fermo qui. E riprenderemo l'argomento sicuramente, spero che vi possa servire, vi mando un bacione, grazie mille, alla prossima!